Lei la vede il 4 giugno a che ora? Verso le 11, ero seduto lì sul gradino della chiesa. L'ultima volta che lei l'ha vista, che ora era? Il 4 giugno alle 2 di notte. Era previsto che il 4 si sarebbe dovuto incontrare anche con il suo fidanzato a Verona. Orari che cambiano e certezze che svaniscono con il passare dei minuti. Quando è davvero scomparsa la cantante Greta Spreafico? E chi è stato l'ultimo a vederla? Sfumature temporali che a distanza di 6 mesi diventano fondamentali per comprendere cosa le sia successo. L'unica certezza è una telecamera del comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, che ha cristallizzato il passaggio della sua Kia scura alle 5 di mattina del 4 giugno, proprio mentre percorreva una strada provinciale di campagna. Ma da lì in poi nessuna conferma che sia uscita da quel territorio vastissimo e pieno di canali. Circostanza che farebbe pensare al peggio, al punto che qualcuno ha persino messo in dubbio che fosse lei alla guida del veicolo. Ora però salta fuori un testimone che mette in discussione tutto. Un vicino di casa che conosceva Greta sin da bambina e che si dice certo di averla vista diverse ore dopo, intorno alle 11 di mattina. Aveva la macchina lì. Quindi la sua auto dove era parcheggiata? Era su quella. Resta però il fatto che 2 giorni dopo, il 6 mattina, Greta non si è mai presentata all'appuntamento con il notaio, con cui doveva stipulare il rogito per la vendita della sua casa ad un cugino. Da allora non è più stata registrata alcuna traccia del passaggio di Greta e della sua autovettura. I parenti però sperano ancora in un allontanamento volontario. La procura resta invece convinta che a Greta sia successo qualcosa di grave e ha sentito più volte le 2 persone di Porto Tolle con cui la cantante aveva stretto più rapporti. Uno è Andrea, un giardiniere che conferma di aver passato con Greta la serata del 3 giugno fino alle 2 del mattino del 4. Io l'ho vista strana, agitata. Sicuramente un qualcosa c'è che non va in lei. Per me c'era un qualcosa che non andava con lui, con il suo ragazzo. Viene inoltre valutata anche la posizione della compagna di Andrea, che invece dice di averla vista l'ultima volta solo il 2 giugno. E poi c'è il mistero dell'incontro che Greta avrebbe voluto organizzare il 4 giugno a Verona con il fidanzato Gabriele. Un appuntamento a cui sembra che non sia mai arrivata.